calano anche oggi i contagi da Covid a Prato, che sono stati 55. Prosegue dunque la discesa della curva, anche se bisogna capire quanta influenza abbia in questo trend il minor numero di tamponi fatti in questi giorni festivi. Ieri, ad esempio, in tutta la Toscana sono stati meno di 9.000, 685 dei quali risultati positivi. Purtroppo però anche oggi due delle 32 vittime segnalate nel bollettino della regione sono pratesi. Si tratta di un uomo di 51 anni che era ricoverato a Careggi e di uno di 72 che era al Santo Stefano. Il totale in provincia da inizio pandemia sale così a 432 decessi e si conferma la tendenza degli ultimi giorni, con un abbassamento dell'età delle vittime. Resta molto critica la situazione nelle strutture sanitarie pratesi, con tutti i posti riservati ai pazienti Covid occupati. Sono 176 in area medica al Santo Stefano, 19 in terapia intensiva, qui c'è un posto libero, 42 sia alla Melagrana sia al centro Pegaso e 23 alla palazzina del vecchio ospedale, dove sono stati subito occupati i 6 letti aggiunti rispetto a ieri, e oggi alcuni pazienti pratesi sono stati dirottati verso altri ospedali fuori provincia.